Oggi abbiamo il piacere di presentare la dottoressa Maura Mormile, manager dello sviluppo aziendale di Segursat. Sappiamo che Segursat è un system integrator, è un'azienda specializzata in servizi e soluzioni di gestione del rischio attraverso tecnologie di sicurezza avanzate. Ci vuole raccontare qualcosa di voi? Buongiorno, grazie, esatto, grazie mille, sono Maura Mormili, appunto sono la Business Development Manager di Segursat, correttamente come rappresentato dalla dottoressa Della Torre. Segursat è un'azienda che si occupa di sicurezza in ottica proprio di gestione del rischio. Oggi la nostra azienda ha aperto tre business unit per poter sviluppare servizi e strategie nel mondo della security. Svolgiamo i nostri servizi attraverso un team di consulting composto da 9 security manager certificati, analisti, esperti di sicurezza. Abbiamo creato un po' un team con competenze multifunzionali per supportare i clienti in attività diverse, da attività di risk assessment, data analysis, ad attività di design support. Abbiamo poi creato un'area di hub di governance tecnologica con 2 Security Operation Center certificati 5518-2020, entrambi operanti H24 e tra di loro in backup disaster recovery per garantire la business continuity dei nostri clienti, la resilienza. E attraverso queste strutture tecnologiche gestiamo circa un migliaio di siti e 15.000 impianti per clienti di diversi settori, e poi abbiamo anche un'area di sviluppo tecnico, quindi con tecnici diretti, attraverso la quale realizziamo impianti di security sotto forma di diciamo impianti integrati. La nostra azienda crede che la sicurezza oggi debba necessariamente essere declinata come un servizio capace di gestire il rischio dei clienti. Per questo motivo ci rivolgiamo al mondo della security a tutto tondo, quindi a tutte le tecnologie di security, ma abbiamo, diciamo, rivolto il nostro interesse anche in generale al mondo tecnologico, di integrazione tecnologica, perché riteniamo che solo creando ecosistemi tecnologici capaci di essere gestiti da remoto, che è possibile realizzare questa gestione del rischio. La nostra azienda si basa appunto su questo, sulla necessità, attraverso i diversi servizi che noi offriamo, di gestire da remoto gli impianti dei nostri clienti. Questo ci ha dato la possibilità di sviluppare un innovativo servizio di, appunto, manutenzione remota alternativa rispetto a quella tradizionale on-site, che ci consente di avere degli impatti significativi anche in termini di sostenibilità, dovuti appunto alla riduzione di chilometri, quindi anche della CO2 emessa rispetto a questo tipo di attività, e che ci connota come azienda innovativa in questo settore e che ci rende appunto capaci di gestire a tutto tondo i rischi dei nostri clienti. Certamente. E qual è la vostra, diciamo, il vostro target quindi di clientela? Noi siamo nati nel mondo bancario circa 10 anni fa e abbiamo poi sviluppato il nostro modello con l'idea che la sicurezza è un processo diffuso, quindi che può essere esteso anche a diversi settori e segmenti, anche nel mondo dei retail. Quindi banche e retail rappresentano oggi due grandi settori all'interno del quale riusciamo a lavorare. Tuttavia, grazie attraverso questo modello di sviluppo innovativo e soprattutto attraverso il team di consulting e il modello di gestione remota, abbiamo aperto nuovi settori e segmenti. Lavoriamo molto per il mondo dei data center, lavoriamo nel settore della GDO, lavoriamo anche tantissimo nella logistica, dove la capacità di integrazione dei sistemi, la capacità di sviluppo di modelli innovativi ci ha consentito di raggiungere anche risultati diciamo significativi per i nostri clienti. Lavoriamo anche nel mondo dell'arte e della cultura, dove grazie a un team tecnico specializzato riusciamo a coniugare le esigenze tecniche con quello, diciamo, di rispetto degli spazi architettonici, e lavoriamo anche nel mondo del real estate. Quindi abbiamo diffuso, i segmenti in cui operiamo, diciamo, orizzontalmente, aprendo anche nuovi mercati e segmenti, soprattutto negli ultimi anni. È molto interessante questo, veramente. E quindi i vostri progetti futuri quali sono? Per il futuro guardiamo sicuramente con sempre più interesse al mondo della gestione remota, anche automatizzando con logiche di intelligenza artificiale i processi con cui operiamo. Noi non crediamo che la tecnologia debba sostituire le persone, assolutamente no, ma crediamo in modelli tecnologici dove la tecnologia aiuta le persone a sviluppare modelli diversi, a lavorare in maniera diversa, a ottimizzare risorse, a ottimizzare processi, a raggiungere, risultati sempre più sostenibili. Quindi noi, per il futuro stiamo guardando a logiche di integrazione vera, sempre più spinta, che ci consenta di avere una vera remotizzazione, un controllo remoto bidirezionale totale di tutti gli impianti e sistemi in logica integrata,
anche pensando a un mondo non strettamente correlato a quello della security, ma tutto il mondo tecnologico, dei siti e degli impianti, è capace di funzionare con logiche non solo di intelligenza artificiale, ma anche capace di avere dati, informazioni aggregate con dashboard oramai accessibili, diciamo, dico semplicemente, ma tra virgolette, e che rappresentano per noi il futuro da seguire nello sviluppo dei modelli di security. Perfetto, la ringrazio molto e vi auguriamo i migliori successi. Grazie a A voi dell'opportunità. A presto, presto. dottoressa, a presto, arrivederci.